Siamo con il direttore Paolo Maldini, commentiamo a caldo subito questo girone. Ma è un girone che ci vede teste di serie, quindi sulla carta sembra un pochino meno difficile rispetto a quello dell'anno scorso, però naturalmente le insidie ci sono sempre, sono squadre forti come Salisburgo, che comunque non ha una grande storia nella Champions League, ma è una squadra difficile da affrontare. A Dinamo Zagabria abbiamo affrontata tempo fa nei preliminari, e naturalmente avendo anche il Chelsea, le due squadre favorite sono Milan e Chelsea. Chelsea tra l'altro campione del mondo, quindi subito una sfida molto interessante per storia e non solo. Sì sì, ma è un bene comunque avere, visto che passano i primi due, avere una squadra forte all'interno del girone, secondo me semplifica un pochino la tua qualificazione, quindi chiaramente poi le partite sono tutte da giocare. Sulla carta, come ho detto, è un girone che ci soddisfa. Che stagione si aspetta il Milan in Champions League a questo punto, anche vedendo le squadre dei nostri avversari? Ma l'obiettivo, come abbiamo sempre detto in questi anni, è quello di migliorare, quindi l'anno scorso siamo stati eliminati, siamo arrivati quarti nel girone, è un girone difficile ma siamo arrivati quarti, quindi l'obiettivo quest'anno per noi è quello di qualificarci e andare avanti, quindi arrivare per le prime due. È semplice, è da dire, naturalmente ci sarà da giocare e poi il campo dirà se l'abbiamo meritato. Grazie all'ottimo lavoro che avete svolto, tutti i singoli di questo Milan hanno aumentato il loro valore, il Milan stesso ha aumentato il suo valore. Ecco, andare avanti significa anche aumentare il valore del brand, di singoli giocatori e non solo. Sì, quello che importa a noi è andare a competere per qualcosa di sempre più importante. Sinceramente è tutta una conseguenza quella dell'aumento della visibilità del brand, degli sponsor e del valore dei giocatori, del parco dei giocatori. Io credo che i tifosi, gli amanti del Milan, l'area sportiva e tutto il gruppo Milan vuole andare a competere per qualcosa di più grande. Chiudiamo con una battuta, perché c'è Luca Serafini in studio, lui è un sognatore e già scherzava in studio con Suma, che invece è un po' più insomma restio, su Istanbul, luogo della finale. I tifosi sognano, sognare non costa nulla, Paolo Maldini ha realizzato i sogni, ma in questo caso cosa dice? Beh, i sogni aiutano ad avere comunque degli obiettivi, a dare il massimo anche per delle cose che sono fuori dalla tua portata. Io credo che in questo momento non siamo ancora pronti per sognare qualcosa di così grande, ma credo che le squadre che ci andranno a affrontare non saranno contente di affrontarci. Per chiudere, il Milan si dice, per qualità tecnica, essere la squadra molto europea per il tipo di gioco, uno contro uno a tutto campo, una squadra veloce, fisica, e quindi come dice lei, anche per le altre sarà difficile incontrare il Milan. Anche perché al di là della tattica abbiamo una squadra comunque tecnica, una squadra pronta, abbiamo una storia, abbiamo uno stadio importante, e quindi però tutte queste cose ce le hanno anche altre squadre che magari hanno in questo momento a disposizione, diciamo, materiale diverso rispetto al nostro, non tanto come qualità dei giocatori ma proprio come disponibilità poi per programmare. Quindi noi siamo ancora in uno step, secondo me, intermedio. Questo, come dice Luca, non ci evita di poter sognare.